se, tornando al politico, se così possiamo dire, e per quanto anche l'amore in qualche modo può essere politico, volevo chiederti comunque sia una previsione, come tu pensi che si svolgerà, e un'opinione su una cosa precisa. C'è una proposta o un'idea che è un po' sotterranea, non è ancora stata formalizzata, non so se verrà formalizzata, che accomunava il dibattito precongressuale di Strickleaver, di Spadaccia, di Roberto Ciccio Messere, che era quella di dare la possibilità di aprire da oggi un periodo di dibattito che poi a breve avrebbe avuto una sintesi vera e propria in un altro, come una seconda sessione, come nello scorso congresso, il 39esimo, che è stato in due sessioni. Ecco, tu come pensi di questa cosa? Io sai che non uso cattive parole, non mi piace. No, non mi piace usare cattive parole. Per 2 anni abbiamo fatto una riunione ogni giorno, a mezzogiorno. Lì quelli che erano nel partito partecipavano personalmente. Io avevo il link per collegarmi via internet. Come me ce l'aveva Bolognetti giù da Potenza, no? Dove sta lui. L'avevano molti altri. Chi voleva si collegava. Nessuno era obbligato, ma naturalmente Marco ci teneva. Finché lui ha potuto venire al partito, lui veniva, si sedeva lì e facevamo questa ora, 2 ore, 2 ore e mezza di riunioni parlando di tutti i problemi. Adesso dice, l'ultima trovata di Marco, il diritto alla conoscenza, la transizione comune verso lo Stato di diritto. Questa è una... Stai citando Silvio Viale. È un'aggiunta riassuntiva di tutto. Ma in quei 2 anni di riunione quotidiana abbiamo parlato di tutto. 1000 volte Marco ha detto, ma ditelo agli altri che stanno nelle stanze accanto, che vengano a parlare. Non sono mai venuti. Il dibattito c'è stato e come. Ci sono stati scambi di articoli sui giornali. Io forse sono quella che ha scritto meno. Io scrivo su Facebook. Tu non ci sei, mi dispiace, non mi leggi. Ma c'è tanta gente che mi legge su Facebook e che prende le informazioni da me. Io ho un po' una piccola vanità, sai che i vecchietti hanno le vanità, no? Le piccole, non voglio chiamarle meschine, le civetterie, ecco. Ho la civetteria di mettere le cose che non girano dappertutto. E spesso quando le metto io girano dopo. Non è una civetteria, è un servizio che fai, ci mancherebbe. Devo dire che tu sei anche molto brava, io me lo ricordo, io sono, oggi si può dire che non stando su Facebook sono morto, infatti io parlo dall'oltretomba adesso, però mi ricordo che tu insomma tenevi su Facebook anche delle rubriche, delle cose tematiche, e magari forse Marco Pannella avrebbe potuto imparare qualcosa da te. No, Marco Pannella non aveva niente da imparare. Marco per me è stato amico, compagno, fratello, maestro, tutto. No, ma non ti dimenticare che Marco è quello che quando ha visto per la prima volta un computer si è messo a scrivere sulla tastiera e poi ha chiesto, dov'è quel cazzo di coso che si tira per girare la pagina? Perché lui era abituato alla lettera 32 dell'Olivetti. È una foto stupenda. Hai capito? E Matteo Angeli che gli stava dietro, che ha fatto di tutto per insegnargli a usare l'iPad, l'iPhone, il piripì, il polopò. Marco mai, non... quando si era Agorà, che Agorà è nata prima di internet, Agorà era radicale, devo dire che quella testa balorda del nostro Ciccio Messere, è lui che ha avuto l'idea di Agorà, tanto di cappello, mi sfotteva perché io a un bel momento me ne uscì dicendo ma bisognerà comprare un computer per fare sta roba. E lui mi fa, no, lo puoi fare col dito se vuoi. Perché oltretutto, capisci, quando io dicevo le cose ovvie, io spesso dico le cose ovvie per far rimarcare che sono ovvie. E c'è qualcuno che mi ci sfotte pure. Vuol dire che non ha capito quanto era ovvio. Abbiamo parlato tanto, ci siamo detti di tutto, solo che qui ci sono 2 linee fondamentali. Una è quella che dice, noi abbiamo sempre lavorato meglio fuori dal Parlamento che dentro.
perché noi siamo quelli che il divorzio l'abbiamo fatto da fuori, adoperando, volgarmente adoperando, Baslini e Fortuna, liberale e socialista, per i nostri scopi. Loro erano d'accordo con noi. Abbiamo sempre fatto meglio di fuori che da dentro. Quando abbiamo fatto la famosa lista Omnibus nel 79, dove c'era di tutto, la suor Marisa Galli, il Mimmo Pinto, capo dei disoccupati organizzati di Napoli, quello che durante la cosa di Giorgiana Masi, in una lite, cioè maltrattato dalla polizia, gli si era strappata la camicia e venne a piangere sul palco di Piazza Navona con me, dice: "Ma hanno strappato anche a Mesella Bona, questa solo so". Ho detto: "Bona, non piagne, domani te la compri". Era un poveraccio, un disoccupato organizzato, è diventato deputato con noi. Noi abbiamo sempre fatto le cose che gli altri non fanno. Noi non siamo come gli altri. C'è una certa tendenza nel gruppo più giovane a fare come gli altri, ad andare in Parlamento perché in Parlamento si conta. Non è vero. Noi in Parlamento siamo andati a litigare, abbiamo sempre litigato. Hanno cominciato i primi quattro nel 76. Si sono litigati il posto col Partito Comunista. Volevano il posto in alto a sinistra, oltre il Partito Comunista, come i Montagnard francesi, quelli a dire no, sopra di noi mai. Ci picchiavano i comunisti, eh? Adesso i comunisti mischiati con i soliti democristiani sono diventati PD e i nostri ragazzi vogliono agire in quel modo lì, finire così? E dove sono i grandi ideali radicali? E dov'è la nostra diversità? Siate sempre come disse Pasolini, eh? Scandalizzate tutti, continuate a scandalizzare. Mi pare Alba Montori stamattina ha detto, dice: noi siamo stati costretti, io e Claudio, a sposarci perché, e poi lui ha ribadito quando è toccato a lui, mi è toccato sposare una donna per fare una famiglia. Io ho riscritto al fuori. Io mi sono presentata candidata radicale per la Camera dei Deputati, prima con il free e poi col fuori, dicendo: signori, io sarei tanto omosessuale se non vi dispiace. Dove lavoravo? Lo sapevano tutti i miei colleghi, tutti i dirigenti, tutti gli impiegati della banca, tutti i miei clienti lo sapevano. Chi mi voleva mi prendeva com'ero, chi non mi voleva facesse a meno. Ma voglio dire, non è che ci vuole un gran coraggio, ci voleva un coraggio quando avevo 20 anni, allora sì, era dura. Ma dopo che c'è stato il Partito Radicale, intanto avevo 50 anni, ero già un professionista affermato. Chi mi voleva bene e mi stimava, col cavolo che rinunciava a me solo perché gli dicevo che andavo, allora a 50 anni andavo a letto con una donna. Adesso la pace dei sensi è scesa su di noi da molto tempo. Torniamo a parlare e a sfiorare quasi l'argomento sesso. No, ma tornando alla questione, io ti volevo chiedere, ma questa diciamo differenza di visione, se così possiamo dire, di comportamenti, che si è in qualche modo formalizzata, io me lo ricordo, in una conferenza stampa in cui tu partecipasti e io ti ho sentito dire che di questo sei poi un po' pentita, a Chianciano, ti lo ricordi? Tanto tempo fa, 3-4 anni fa. Non mi sono affatto pentita, ero furiosa lì, ma ero, ahimè, inchiodata. Marco a un certo momento dice: ci raduniamo intorno a quel tavolo lì. Laura, mi portano con la carrozzina lì, mi mettono seduta vicino a lui. Sopraggiunge Rosso Di Vita, si mette vicino a me. Io ero inchiodata fra Marco e Rosso Di Vita. Pensavo che fosse per scambiare quattro chiacchiere, parlare con i giornalisti, fare una cosa come questa. E lo sento che dice: questo congresso è illegale, non mi sta bene.
È il nulla, disse. Io facevo così perché volevo andare via. Facevo Marco, no, no Marco. E lui continuava. Lui aveva deciso così, non so per quale motivo. È stato... Lo dico e so di non tradire il mio immenso amore per Marco. E so che lui adesso si è seduto su una nuvoletta, con i piedi penzoloni, se la ride, se la ride. Onestamente, quello è stato un errore di Marco, perché lì lui ha incattivito Michele De Lucia, che è un bravo uomo, e anche delle difficoltà, perché soffre molto. Ha fatto diventare una belva Mario Saderini, che in fondo non aveva nessun motivo. Non si è capito perché Marco abbia fatto quella cosa lì. Qualcuno, non so chi, gli deve avere detto qualcosa di non vero, non lo so. Io volevo scappare, ma non potevo, ero materialmente inchiodata. Deborah Cianfanelli, che Dio sa se adora Marco, lei dopo la morte di Marco è crollata tale quale come dopo la morte di sua madre. Ho messo 7 anni a rimetterla in piedi dalla morte di sua madre e adesso spero di metterci un po' meno per la morte di Marco, forse perché è diventata grande anche lei. Lei venne a sentire la conferenza stampa, fece gestarci verso Marco, non ti parlo più, gli disse. E lo amava. Mi ricordo che fu un momento abbastanza teso, ma io questa cosa l'ho ricordata in premessa per dire che queste due anime in qualche modo fino ad oggi hanno convissuto. Le convivere. Lui, ecco, vedi, oggi c'è stato il mio intervento di oggi. C'è stato quel piccolo sconcerto dovuto al fatto che loro hanno fabbricato lo scivolo per farmi andare su. Lo scivolo è impraticabile perché è molto ripido, ha 2 copricavi troppo ravvicinati, per cui la carrozzina è un divaga. Io ero andato a fare il sopralluogo, avevo visto, ho detto no, così la mia schiena mi abbandona, perché il mio problema non sono le gambe, è la schiena. E dico, preferisco con le stampelle fare i 3 gradini, poi spiegherò al colto pubblico e all'inclita guarnigione che lo scivolo c'è, che voi non siete colpevoli. Vado su, Delia dice, ah, Laura si è voluta sobbarcare la fatica, ma lo scivolo c'è e mi ruba del tempo. Mi tocca rispondergli dicendo, era già previsto di spiegarlo ai compagni. Prima avevo dovuto fare la premessa, i saluti di Laura, i saluti di quegli altri compagni. Beh, il mio tempo è stato ristretto moltissimo. Se avessi potuto parlare tutti i miei 10 minuti e non me li avesse scippato un pezzo all'inizio e un altro alla fine, perché mi ha dato gli 8 e dopo pochissimo erano già 10. Succede. Io quando ho presieduto il mio primo ed unico congresso da presidente di Radicali Italiani, mi ero comprato un cronografo. Ricordo benissimo, e se mi consenti una piccola chiosa, ancora stavo su Facebook all'epoca, tu ti facesti giustamente vanto della fatica che avevi fatto e io scrissi che quella solitudine in cui tu fosti lasciata nel fare, che è stata una cosa ignobile. Sicché sì, tu umanamente e fisicamente per te era un vanto, ma ti avevano abbandonato obiettivamente. Senta, sempre ci sono le sostituzioni, là mai. Ho dovuto farmela tutta io ed era un congresso lungo. Ma io di quel congresso ho un ricordo delizioso, perché sono riuscita a far parlare Marco 3 minuti. Aveva 3 minuti, gli ho detto Marco, guardami, ci siamo guardati negli occhi. Diamo una lezione ai detrattori, dimostriamogli che anche tu sei capace di parlare 3 minuti. Quando gli ho detto, Marco, 3, ok, ha chiuso. Nessuno al mondo è riuscito a farlo parlare 3 minuti. Ripeto, Marco non era perfetto, era un essere umano. Avevo questo. Io oggi, se avessi potuto parlare tranquilla, senza la seccatura di dover chiarire e perdere tempo per chiarire che io, vabbè, sciocchezze, però quando hai 10 minuti e vuoi dire tante cose. Io volevo dire, quando ho descritto quella scena
di Marco con vicino Mellini imbavagliati. Emma ragazzina. Anche quello è stato un ricordo molto tenero, simpatico. Ragazzina, faceva tenerezza, era ancora vestita con la gonna e la camicetta come era venuta da Bra e parlava zitto svelto per riuscire a dire tutto. E Marco con quello sguardo magnetico che tu lo guardavi e dicevi: ma diamine, quest'uomo ha ragione, non può non aver ragione con quegli occhi. E poi dopo, quando, e lo volevo dire, non l'ho detto perché ormai il tempo stringeva, volevo dire proprio questo, che quando poi si sono tolti il bavaglio e lui dopo Emma ha parlato, lui ha detto pochissimo, ha detto soltanto: non sapevamo come fare, ma volevamo farvi capire che dovete conoscere per poter decidere al referendum. E lo disse con quella voce, già quello sguardo, mettici quella voce che accarezzava l'anima quando era giovane, ancora non gracchiava come me adesso. E veramente tu, sembrava che lui parlasse con te, con quello, con ciascuno dei milioni di ascoltatori e di spettatori della RAI. Veramente aveva questo dono, lui era magnetico. E quindi potevamo litigare quanto volevamo. Arrivava lui, diceva due parole e rappattumava tutto. I cattivi dicevano: tira fuori il coniglio dal cappello. Non era il coniglio dal cappello, era che lui sapeva come infondere la vera essenza dell'essere radicali, che viene da lontano, già da Bentham: il miglior benessere per il maggior numero possibile di persone. È amore, la sostanza è amore. All'inizio del Partito Radicale ci si incontrava con i compagni. Solo vedere un compagno veniva da sorridere, ci si salutava con una carezza sul viso, adesso ci si bacia anche. Io durante i congressi sono sbaciucchiata da tutti, amici e avversari, gente di fuori e avversari interni che sono i peggiori, arrivano e mi baciano anche loro, salvo quelli più duri, io li riconosco, quelli in buona fede dagli altri. Cappato mi bacia, Federico no, Capriccioli no, Speranza no, Sapienza, perdon. Viale mi passa davanti 22 volte durante una giornata di congresso, non mi vede. Viale sta sempre un po' con la testa sulle nuvole forse. Mi trapassa con gli occhi, ma non mi vede, non mi sopporta. Va bene lo stesso. Va bene, lo stesso. Io non voglio bene a quelli che non vogliono bene a me. Però sono compagni. Finché comprano la tessera e cercano di non violare lo statuto, mi sta bene. Ma presentarsi alle elezioni a nome dei radicali, scritto in grande, radicali, come radicali, quando nello statuto del Partito Radicale e nello statuto di Radicali Italiani, all'articolo 1, c'è scritto: i radicali con il loro simbolo e come tali non si presentano ad alcuna competizione elettorale, per me quella è violazione dello statuto. Non lo volete? Cambiate lo statuto, fate una mozione di variazione dello statuto, fatevela approvare e poi siete liberi cittadini. Ho capito, quindi insomma questa cosa qua è diciamo il vulnus maggiore. Grazie a Laura Arcunti.